Pace e bene a tutti. Oggi, 26 gennaio, ricordiamo San Timoteo e San Tito e lo facciamo da un luogo speciale. Alle mie spalle la cattedrale di Termoli, il luogo dove è conservato dal 1239, anche se è stato scoperto solo 700 anni dopo, il corpo di San Timoteo. Timoteo veniva qui da Costantinopoli e la sua vicinanza a San Paolo è stata la chiave, la figura centrale della sua vita. Paolo lo ha allevato come un discepolo, come un figlio. A lui sono state scritte e dedicate due lettere di Paolo che contengono, oltre alle indicazioni pastorali, anche degli elementi che ci fanno capire l'affetto che Paolo nutriva per questo suo figlio e discepolo. Scopriremo di più andando proprio alla parrocchia intitolata a San Timoteo qui a Termoli, dove incontreremo il parroco. E siamo qui nella parrocchia San Timoteo di Termoli con il parroco, Don Benito Giorgetta, grazie per averci accolto, Don Benito. È un onore e un piacere per me essere in qualche modo con voi in questa circostanza, già che parliamo di San Timoteo che è il titolare di questa comunità parrocchiale. Una comunità parrocchiale che è stata costituita all'indomani del rinvenimento fortuito del corpo di San Timoteo nella cattedrale della città. E siamo all'11 maggio del 1945. Successivamente Oddo Pernacchi ha voluto erigere anche questa comunità parrocchiale ed sono iniziati i lavori per edificare questo luogo, questo tempio che ha accolto questa comunità. E da allora si è cercato di incentivare sempre di più la devozione verso questo santo che la storia in qualche modo ci ha consegnato. Perché Timoteo, come ben sappiamo, è definito da Paolo, di cui era discepolo, figlio prediletto, perché ha partecipato insieme a Paolo a quella che era l'ansia apostolica della evangelizzazione. Timoteo nasce a Listra nel 25-30 d.C. da un padre greco e da madre giudaico-cristiana. E si presume che sia stato Paolo stesso nel suo primo viaggio apostolico a battezzarlo insieme alla mamma e alla nonna, di cui poi farà una citazione esplicita nelle due lettere a lui indirizzate, Loide ed Eunice, di cui loda la schietta fede. Questo per dire che sicuramente lui ha ricevuto una grande educazione alla fede cristiana da parte della nonna e di sua madre. Ecco, Timoteo è un santo biblico, è un santo subapostolico e quindi un santo di cui ci parla la parola di Dio. E tutto ciò che è detto di lui è detto perché è ispirato da Dio. Allora da noi cristiani deve essere accolto con disponibilità di religioso ossequio, proprio come dice anche come recita il Concilio Vaticano II nella Dei Verbum. E quindi noi siamo onorati di avere questa reliquia nella città e qui nella nostra parrocchia la reliquia del suo capo. Ecco, questo reliquiario è praticamente del XIII secolo, è un elmo delle crociate e dentro è stato posto il capo di San Timoteo. C'è un documento storico, ma lapideo, che ci dice che Timoteo è presente a Termoli dal 1239, perché così recita questa pietra, che fu trovata capovolta sul loculo che conteneva la cassetta lignea che aveva al suo interno le ossa di San Timoteo. Chi ce lo dice che è San Timoteo? Lo dice la pietra, perché su di essa il vescovo dell'epoca, Stefano, in comunione con il capitolo, hanno nascosto queste ossa umane per evitare il loro trafugamento. E sono state così ben nascoste che per 700 anni nessuno ne ha avuto più traccia e memoria, fino al 1945, quando appunto fortuitamente sono state rinvenute, manchevoli del teschio, perché il teschio da immemorabile tempo era conservato nell'episcopio della città. Ma la cosa strana era che il teschio mancava della mandibola e fra quelle ossa umane che furono ritrovate c'era la mandibola,
che poi successivamente gli anatomopatologi, quando hanno fatto anche gli esami scientifici su queste ossa umane, hanno scoperto che quella mandibola apparteneva al capo di San Timoteo. Possiamo dire un modo indiretto di collegare il capo di San Timoteo, conosciuto come tale, con il corpo di San Timoteo. E nonostante siano passati più di 1000 anni, anche di più, dalla morte di San Timoteo, il culto qui è ancora vivo. Per esempio, pochi anni fa avete fatto un pellegrinaggio importante con il corpo di San Timoteo proprio a Roma. Ci racconti qualcosa? Certamente, certamente. È stata un'occasione molto molto bella, perché il Papa ha accettato che noi portassimo a Roma, prima nella Basilica di San Paolo fuori le mura, all'inizio dell'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani, che avviene a San Paolo, ed è stato un avvenimento storico, perché per la prima volta nella storia il corpo di San Timoteo si è ricongiunto con la tomba di Paolo, suo maestro. Io sono stato presente, ho avuto la gioia di rimanere per tutto l'ottavario di preghiera. È stato un pellegrinaggio continuo, non solo dei cattolici cristiani, ma anche di tutte le altre professioni religiose del mondo cristiano, proprio perché in quei giorni si prega con loro e per loro e per l'unità dei cristiani. Perché Timoteo ha anche questo pregio: ci richiama continuamente alla Chiesa una e unica, perché la sua esistenza è datata prima della divisione, prima del famoso scisma d'Oriente e d'Occidente del 1054. Quindi è un santo che richiama fortemente all'unità dei cristiani, tanto è vero che spesso noi abbiamo visite degli ortodossi provenienti da tutta l'Europa e vengono qui nella città di Termoli, precisamente nella cattedrale dove è conservato il corpo e qui dove abbiamo il capo, perché vengono a pregare e a venerare le reliquie. Il pellegrinaggio è stato molto bello e importante perché ha una data che noi abbiamo voluto anche mettere qui sul mosaico che adorna tutta questa parete. E proprio lì è rappresentato il momento in cui Papa Francesco incensa il corpo di San Timoteo nella Basilica di San Pietro. E la circostanza fu occasionale ma provvidenziale. Perché? Perché il Papa proprio quell'anno ha istituito la celebrazione della Domenica della Parola di Dio, che casualmente quell'anno capitava nella giornata di oggi, 26 gennaio, allora 2020. E quando chiesi al Papa se voleva accogliere il corpo di San Timoteo, lui ben volentieri disse di sì, anche perché, e lì si può vedere questa grande scritta che è così una circonferenza dietro il crocifisso, è una espressione della Sacra Scrittura desunta dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo, che il Papa citava nel documento che tecnicamente si chiama motu proprio e ha il titolo di Aperuit Illis, con la quale istituiva la Domenica della Parola di Dio, e dove dice testualmente: tutta la Sacra Scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare. E questo è stato il pellegrinaggio del corpo di San Timoteo a Roma. E proprio forse alla luce di questa frase, quale può essere un messaggio che San Timoteo ci può lanciare, diciamo, dalla sua esistenza e dalla sua testimonianza? Sicuramente già il nome stesso di Timoteo ci dà delle coordinate. Timoteo significa colui che onora Dio. Allora anche noi dobbiamo onorare Dio nella nostra vita, e lo onoriamo vivendo in maniera degna il nostro battesimo, vivendo in maniera da credenti e credibili. Perché è facile essere credenti, ma credibile è un po' più difficile. Perché essere credenti è una relazione tra la mia mente e il mio cuore e la bellezza e la grandezza di Dio. Credibili significa spendere questa fede, investirla e manifestarla nel mio rapporto con gli altri. Allora, fortemente Timoteo ci richiama a questo senso di dover onorare Dio nella nostra vita, ma anche di ossequio ad un maestro che per lui è stato padre nella fede e che lo ha guidato e gli ha imposto le mani rendendolo vescovo
di Efeso, tanto è vero che Paolo nelle due lettere che indirizza a Timoteo lo esorta a ravvivare continuamente il dono di Dio che è nella sua vita attraverso l'imposizione delle mani con cui Paolo ha reso vescovo di Efeso Timoteo. E questo è anche e soprattutto, credo, per i giovani un grande bel messaggio. Quello che la vivacità, la forza, l'intuito giovanile deve essere speso e investito avendo alle spalle qualcuno che guida, qualcuno a cui fare riferimento, che possono essere i genitori, che può essere un sacerdote, che può essere un catechista, che può essere un amico, che può essere un altro giovane più adulto nella fede, ma tutti abbiamo bisogno di essere accompagnati per convogliare le nostre energie e per spenderle e diffonderle a coloro che ci stanno attorno. Okay. Grazie Don Benito per la tua testimonianza, per la tua ospitalità e tanti gli spunti, bello questo di essere credibili oltre che credenti, e per i giovani quello di affidarsi ad una guida, che non vuol dire essere non autonomi, anzi vuol dire forse essere anche più liberi. Con tutti questi stimoli noi ci affidiamo quindi all'intercessione di San Timoteo, qui alla presenza della sua reliquia, e diciamo quindi: San Timoteo, prega per noi.